Ciao a tutti e bentornati in Tessina News. Quest'oggi parliamo di un filato in misto cotone. Più che filato lo definirei cordino. Magari cordino potrebbe non essere la parola adatta perché subito ci fa pensare a qualcosa di sostenuto, di rigido. Beh, diciamo che questo filato per certi versi lo è, ma ha una composizione tale da non escluderlo proprio del tutto anche da eventuali capi d'abbigliamento. Curiosi di scoprire di cosa stiamo parlando? Parliamo del tornado! Tornado, o meglio, tricottino in rocca, eccolo qui, realizzato in misto cotone. Dall'aspetto circolare, come potete vedere, e con questo effetto opaco, eccolo qui. Vi arriverà in questo formato, vale a dire in rocca, dal peso di 200 grammi per una lunghezza di circa 180 metri. Il diametro del filo è di circa 2,3 mm e pertanto consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 5-7. Ricordiamo ovviamente che è un cordino 100% made in Italy, da mai sottovalutare o dare per scontato, ed è ideato, prodotto e distribuito in esclusiva da ovviamente Tessiland. Ma vediamo tutti i colori presenti sul catalogo, che sono davvero tantissimi. Vediamo questa prima spumeggiante carrellata di rosa, o meglio il corallo, fucsia, rosa e magenta. Andiamo adesso invece verso i classici, vale a dire smog, perla, bianco e nero. Vediamo adesso quella che è la gamma di verdi, intervallati però da questo accesissimo limone. Gli altri sono il verde, il militare e il salvia. Guardate invece che bello questo mix di colori, analizziamoli. Allora abbiamo il blu, il lilla, il viola e il jeans. Qui andiamo sui colori del mare, vale a dire il verde acqua, il turchese, il petrolio e l'azzurro. Vediamo adesso questo mix di colori caldi invece, nel dettaglio ruggine, bordeaux, rosso e mandarino. Anche qui colori davvero caldissimi, vale a dire il marrone, il panna, il sabbia e il deserto. Una gamma di colori davvero vastissima che vi consentirà di realizzare tantissime cose, dalle borse ai tappeti, agli accessori, cestini, di tutto e di più. E come abbiamo detto, questa presenza, questo misto di cotone e acrilico non lo fa proprio escludere anche da eventuali capi di abbigliamento che, insomma, però sicuramente vanno studiati. Una borsa riprodotta che, se acquistata originalmente, costerebbe davvero tantissimo. Riprodotta invece con le proprie mani, semplicemente con un filato adatto e con l'uncinetto, potreste invece realizzarla del tutto handmade, 100% made in Italy. Informazione da mai sottovalutare. Se volete un'ispirazione, sicuramente la McQueen Inspiration di Chris potrà esservi utile, o perché no potrebbe essere anche utilizzato sempre il tornado per la realizzazione di cestini nel quale inserire un vaso di fiori, nel quale inserire tutti i trucchi e i pennelli, oppure un portagioie, insomma cestini di varie misure che possono essere davvero utilizzati per tantissimi usi. E uno spunto potrebbe essere proprio il cestino tornado della Fatta Tutto Fare. Vi basterà anche lì applicare un fondo, magari i fondi laser presenti sempre sul nostro sito, e voilà, in men che non si dica otterrete il vostro portatutto. O ancora delle borse originali. È vero, il tornado non ha uno spessore così sottile, ma comunque vi permetterà di realizzare delle borse anche con un effetto tridimensionale, e di ispirazione potrebbe essere in questo caso la Sac Ogun proprio di Kao, nel quale vediamo questi punti in rilievo realizzati proprio con il tornado. Provare per credere. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, su tutte le nostre novità e le nostre idee. Ci vediamo al prossimo Tessina News. Ciao!